Fino all'11 settembre di 10 anni fa, Ground Zero in inglese significava semplicemente epicentro. Si usava per eventi militari o catastrofi naturali. Ma da quella tragica mattina in cui 3.000 persone morirono nel giro di poco più di 2 ore nel più grave atto terroristico della storia, Ground Zero in tutte le lingue del mondo significa questo luogo di downtown Manhattan, un quadrato di poco più di 6 ettari tra le strade di Spring, West, Wesley e Church, dove un tempo sorgevano le due torri gemelle del World Trade Center, il centro del commercio mondiale. Oggi al loro posto sorgono queste due fontane che ricalcano il perimetro esatto dei due grattacieli caduti. È il centro di un complesso architettonico che in realtà è un compromesso tra 10 anni di idee e di progetti su come colmare in modo appropriato, ma anche economicamente sensato, il vuoto lasciato dai due grattacieli che dai primi anni 70 rendevano assolutamente inconfondibile il profilo di New York. E poi c'è il vuoto lasciato dalle vittime, quello purtroppo colmabile non è. Per ricordarle, i loro nomi saranno scritti intorno alle fontane, in mezzo alle quali sorgerà il museo, anzi già sorge il museo ma sarà aperto nel 2012, tutto intorno a un parco che invece aprirà domenica 11 settembre, nel giorno del decennale. Purtroppo però tutto questo sarebbe già dovuto essere inaugurato 2 anni fa. Anche la costruzione dei 4 grattacieli è in forte ritardo. Il World Trade Center 1, che all'inizio volevano chiamare Freedom Tower, doveva essere completato 3 anni or sono. Sono arrivati al 78esimo piano e devono arrivare al 105esimo. Sarà con l'antenna il grattacielo più alto d'America, 541 metri, ovvero 1776 piedi. 1776 è un numero ovviamente simbolico perché è l'anno in cui gli Stati Uniti, che al tempo molto uniti non erano, dichiararono l'indipendenza dall'impero britannico. Il World Trade Center 1 sarà il grattacielo più alto d'America. Per anni lo sono state le Torri Gemelle, quelle che sorgevano qui, in quello che adesso è un triste buco nel cielo. Sarà il più alto e il più fortificato, con pareti a prova d'urto ed esplosione, e dunque uno dei più costosi. Si calcola che per metro quadro, non per l'acquisto, ma per la costruzione, per la sola costruzione, costerà almeno $9.000. Il costo di tutto il complesso è lievitato negli anni. Il memoriale da solo era arrivato a un preventivo di $1 miliardo, costo dimezzato da una revisione del progetto nel 2006. Anche la costruzione degli altri 3 grattacieli va molto a rilento. Qua sarebbero dovuti sorgere il 2 e il 3, ma i lavori non sono ancora nemmeno iniziati. C'è solo parte del 4, che però dicono sarà pronto nel 2013. Tuttavia qui, dopo 10 anni di ritardi, alle date non crede più nessuno. Uno stallo tuttavia emblematico del decennio appena trascorso, un decennio caratterizzato da profonde divisioni politiche e ideologiche, accompagnate da un'altrettanto profonda crisi economica. Crisi dovuta sia alle due guerre seguite all'11 settembre e alla politica fiscale sciagurata che le ha accompagnate, ma anche a cause totalmente indipendenti da esso. Certo, non che sotto Clinton gli americani fossero più uniti, né politicamente né ideologicamente, questo gli analisti più attenti lo stanno ricordando, ma almeno in quel caso gli americani avevano tutti o quasi tutti un po' più di soldi, e quando finiscono quelli, si sa, i litigi diventano più aspri. Nei primi giorni dopo gli attacchi, con New York che puzzava di bruciato e di morte, sembravano essere diventati tutti più buoni. Scattò una sorta di gara di solidarietà per scavare tra le macerie nella speranza di trovare qualcuno ancora vivo. Di fatto però patriottismo e unità sono durati poco. I newyorkesi sono tornati quasi subito litigiosi, frettolosi e stressati come sempre, il che non è una cattiva cosa, a parte il fatto che però, come la polvere grigia dei primi giorni, gli è rimasta attaccata addosso un po' di diffidenza e un po' di intolleranza in più. Insomma, come ha scritto Frank Rich, una delle penne più brillanti del New York Times, con l'uccisione di Osama Bin Laden sullo sfondo della primavera araba, Al-Qaeda ha perso la guerra al terrorismo. Ma ancora non si è ben capito chi l'ha vinta. Da New York, Stefano Salimbeni per famigliacristiana.it.